Ho accettato l'incarico di presidente dell'ANPI perché idealmente mi ricongiungeva a una scelta che ormai tanti anni fa ho fatto nella mia vita nel 1943, e mi sembrava bello concludere la mia vita in un certo senso come l'avevo cominciata. Quest'anno abbiamo fatto il congresso, al momento del congresso ho chiesto di potermene andare, tornare alla mia vita privata, e il congresso me lo ha materialmente impedito perché pensava che si dovesse affrontare una battaglia seria, ci volesse dell'impegno. Non potevo non profondere almeno lo stesso impegno che ho messo 70 anni fa e più in vicende certamente non meno importanti. Ma se prendiamo il programma di Matteo Renzi e lo guardiamo bene, con calma, non in un'assemblea come questo, dopo 2 anni e 8 mesi il risultato è, per dir poco, pochissimo. E questa è una cosa, Jobs Act, sblocco l'Italia, la buona scuola. L'unico legislatore che ha mai messo l'aggettivo insieme con il sostantivo. Pensa già, se non ce lo metteva che usciva fuori. E questo ha portato a una conclusione inevitabile, e qui finisce, che le riforme di Matteo Renzi finora sono fasulle, non sono vere. E il risultato vedremo davanti a noi nei mesi prossimi. Non perdiamoci di vista. Grazie. A questo punto, che ci vogliamo far sostituire la nostra Costituzione con questa qui, che per pigliarci un po' per il sedere, non siamo così ingenui. Non siamo. La nostra Costituzione con un'altra dove comanda il capo. No, col capo abbiamo già dato, diciamo così. Noi abbiamo accettato solo un uomo, mi ricordo, un uomo al comando, annunciato con la voce di Mario Ferretti che alla radio gridava: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, e poi basta però.